Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quenti Channel. Oggi sono qui con questo nuovo video e continuiamo le nostre missioni principali di Watch Dogs 2. Questa volta Trasse sia una vittoria, ma è solo la punta dell'iceberg. La gente mette in dubbio le proprie certezze ora. Nessuno ammetterà che si stava lasciando fregare, ma tutti i sostenitori di Truss si chiederanno come diavolo è successo. Abbiamo fatto capire alla Bloom e al CTOS che rubare i dati alla fine si ritorce contro di loro. Già, e la pagheranno molto, molto cara. Sei tremendo. Perfetto. Intanto guardate qua che figata, ragazzi. Molto bello. Comunque continuiamo, adesso c'è guerra tra robot, continuiamo queste missioni. Intanto la nostra macchina tutta sporca tra la terra, eccetera. Perfetto, iniziamo la missione. Vuoi provare ad abbattere Golia? Più li esponiamo alla luce del sole, più forconi e torce arriveranno in risposta. Vuoi paragonare i tuoi follower a un gruppo di paesani arrabbiati? Beh, certo che no, ma la gente è furiosa e fa bene, si riprenderà ciò che è suo. Ehi, però vedi di dirigerla contro il mostro giusto, ok? Comunque, tocca a te entrare nella TIDIS e giocare coi robot. Merda, e questo quando è stato deciso? Ce la siamo giocata a carta, sasso e dinamite. Sì, ma senza di me però. No, ma se pareggi, vinci. Wrench ha lanciato carta e io dinamite. Dinamite. È una regola locale. Tecnicamente si annullano a vicenda. Sì, ok, mi sembra giusto. E lui l'ho mandato in un deposito della TIDIS. Alla parte più delicata, leggere il manuale di istruzioni. Poi tu arrivi alla porta, gli dici il numero del modello e ti fai dare il codice di fabbrica. Io sarò vicino con le mappe e gli schemi elettrici. Bella, andiamo. Sì, va bene. Buona caccia. Buona caccia. Ok, come al solito mi inculano sempre a me. Ok, raggiungi l'ingresso della TIDIS. Dov'è che si trova? Mettiamo la mappa qua e là. Andiamoci, va. Magari tagliamo la strada da questo lato, così ci evitiamo di fare tante strade. Mamma mia, la polizia l'abbiamo schivata per un soffio comunque. Comunque ragazzi, dovremmo essere quasi vicino alla fine del gioco, quindi continuate a seguirmi così vediamo insieme come finirà il tutto. E poi magari nell'ultimo episodio tireremo le somme e vedremo un po' che cosa è uscito fuori del tutto, che cosa, quali sono le nostre considerazioni riguardo questo gioco. Allora, iniziamo subito. Bene, tocca a me. Ok, già non sto a capire più un cazzo. Ci stiamo connettendo sicuramente ai robot, infatti. Ok, ti trovi a TIDIS. Posso capire dove lo sto portando? Devi andare al lab della sicurezza lì accanto. Sembra che sia schermato da una gabbia di Faraday, quindi prima di usare l'EMP, controlla JR e infilaglielo dentro. Una parola. State facendo questo. Ok, intanto il robot parla, ragazzi, eh. Ma sicuri che si va di qua? No. Non si va di qua. Premi E per aprire il R3, ok. Dove cazzo devo andare? Porca puttana. Cerca la scatola elettrica, deve essercene una lì. Ma qual è sta scatola elettrica? Per tanto caso Junior può saltare? Ci sono delle scale? No, le scale sono la sua criptonite. Scusa. E quindi? Oh, devo andare per forza di qua, cazzo. Ok, già sto robot che sta parlando sempre mi sta rompendo i coglioni. Ora, dovrei andare per forza di qua, perché cazzo non mi fa andare. Salvarli? E dov'erano loro mentre era da solo contro il male?
Dove cazzo devo andare? Di qua? No. Allora, ti pareva che non ci fosse qualcosa di strano qui da hackerare? Qua secondo me devo hackerare sto coso, infatti, guardate, c'è il filo bianco che mi porta a dove? Porca puttana, guarda. Ragazzi, qua è un casino totale. Adesso dove si va? Vabbè, io hackerò tutto. Da qua? Noi hackeriamo tutto, ragazzi. Tutto l'hackerabile. No, qua apri. Che sicuramente ci servirà. Ho creato qualcosa, per adesso no. Ok. Allora, il terminale mi porta qui. Spe. Cosa mi sposta? Ah, ok. Mi sposta l'apertura dove stavo. Ah, porca puttana. Guarda qua che casino, ragazzi. Proprio che cazzata proprio. Allora, devo fare così. Poi vado qua. Poi ritorno là. Poi riapro. Poi ritorno qua. E poi passo. E non posso passare. Col cazzo che posso passare. E infatti devo hackerare forse l'altro. Scusa, eh. Allora, io devo creare questo, non quello, quindi sarebbe questo. Vediamo. Dove cazzo stavo? Scusa. Sì, no. Come cazzo devo fare? Allora, devo soltanto capire qual è il terminale di questo qui. Tipo, si sposta pure questo? Sì, perfetto, ragazzi, ce l'ho fatta. Guarda quanto cazzo di casino devo fare. Ho un problema sto cazzo. Dovrei andare di qua presumibilmente, quindi no. Ragazzi, sinceramente non saprei. Allora, ah, sì, qui è dove stavamo prima. Forse era quello. È divertente, ma non dimenticare perché ti trovi lì, Marcos. Non l'ho dimenticato, ma me la godo sì, un po'. Vaffanculo, va. Ma vaffanculo di nuovo. Altro che te la godi, ti godi sto cazzo. Forse adesso? No, dove cazzo sto andando? Ragazzi, mi sono perso. Mi sono perso. Mi tira tutto. Ecco, è qui che in poche parole dovrei hackerare. Cazzo, ma è un forse labirinto questo qui. Non ti fermare, la gabbia di Faraday è lì. Senti, vattene a fanculo che è meglio. Oh, ok, mamma mia che casino, ragazzi. Io voglio che vedete tutti come funziona, così vi rendete conto come funziona. Continua ancora verso la zona di carico. La stanza della sicurezza è lì accanto. Ok, stiamo scendendo. Adesso di qua molto probabilmente no. Deve essercene una lì. Senti, vattene a fare in culo proprio. Ok. Qua. E forse non è di qua. Sì, è di qua. Che cazzo di casino. Guarda. Guarda il mondo che mi tocca fare. Andiamo di nuovo a creare qua. Sì, e ci sono. Ok. Guardate un ranch come l'ha hackerato bene sto tipo. Devo andare in teoria di qua, perfetto. Ok, perfetto. Ah sì, che ce la fai, robot di merda. Bene, Junior è pronto. Ok, adesso dite tutti buonanotte a Junior. Ah, deve esplodere. Buonanotte. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non c'è più connessione con il robot.
si sta disconnettendo tutto. Scarichi file dei progetti che serve. Ok, ecco qui. E siamo MP ha fatto la magia, Ray. Già, è ritornata la luce. Piacevolmente sorpreso. Avevi dubbi? Ho sempre detto. Ma sono abili a bleffare, amico. Non per natura, però. Perché arrivavo spesso in ufficio con i postumi. French ha il codice della porta della TIDES 4545. Grazie. Dai. Che è successo? Quello mi aveva sgamato, i mortacci sua. Vabbè, saliamo di qua, va. Ok, come al solito siamo sempre noi che dobbiamo entrare nei posti strani e fare tutto in modalità stealth. Cazzo. Ecco. Senza pietà. Segnala una descrizione del bersaglio. Passo. Dai. Vada. Ok, siamo qui. Io, ragazzi, ormai visto che mi hanno sgamato, scappo come sempre. Ok, ora vado alla stanza dei server. Adesso dovresti poter aggiungere il server del database. Se non possiamo andare. Devo fare tutto in modalità stealth, ma oh, fanculo lo stealth, facile, eh? Ragazzi. Grazie. Fanculo lo stealth, tanto ormai siamo abituati. Porca puttana, quello è corazzato, ragazzi. Corri Marcus, riparazione, avanziamo. Vai, è l'unico modo, questo è. Prima li aggrediamo. I mortacci, non sto a capire più un cazzo, raga. Ecco qua, sono morto, vaffanculo, va. Ok, riproviamo tutti i stealth. Il primo è andato. Il secondo è un robot di merda. Che lo paralizziamo in questo modo. Tanto mi guardano. Via. Ok. Via. Ok, ci siamo. Forse. Guarda quanto cazzo di sicurezza che c'è, ragazzi. È una cosa impressionante. Ok, andiamo di qua. No, è chiuso, ragazzi, porca puttana. E chi c'ha la chiave adesso, eh? Chi cazzo ha la chiave? Porca puttana. Circuito chiuso, porca puttana. Marcus sta per essere scoperto. Ecco qua, sono morto pure io, vaffanculo, va. 2 secondi, questa porta è chiusa. Per aprirla, dove cazzo si va? Là. Allora, io direi che per aprire questa porta, meglio non questo, ma il jumper, vai. Così, andiamoci con questo, e almeno riusciamo ad hackerare la porta. Perché è così che si deve fare, ragazzi. Bisogna utilizzare la tattica. Senza mandare Marcus in prima persona, ci mandiamo sto coglione. Ok. È qui che bisogna andare. Allora, facciamo muovere questo. Ok. No, non mi dire che. Ok. Ok. Perfetto. Ok. Adesso possiamo entrarci con Marcus. Forse. No, magari sarebbe meglio se quel cazzo di robot lo spegniamo. Direi anche quello. Dai.
Dai, dai, dai. Come potete vedere, in questo gioco... Ehi, questo tizio non dovrebbe essere qui. Porca puttana. Porca puttana troia. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta, non so dopo quanto tempo. Dai, hackera, hackera cazzo, hackera cazzo. Ok, ragazzi, ci sta hackerando. Dai, cazzo. Dai, cazzo. Dai, cazzo. Dai, cazzo. Via, 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 via. Bene, Ray, ti sto mandando qualcosa. Oh, sì, è decisamente qualcosa. Ci vorrà un po' per analizzare. Dovrebbe esserci lì l'ascensore privato dell'ufficio della CEO. La piantina non dice dove va, quindi penso sia ciò che ti serve. Totale. Aspetta, cosa? Via, 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 via. Devo salire ancora sopra, porca puttana. Ragazzi, merda. La situazione non è delle migliori proprio, eh. Oh, proviamo ad aggrarli di nuovo tutti e due. Quello non posso più aggrarlo, porca puttana. Dai, 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 dai. Non so chi Gesù mi sta aiutando. Non ho più cose per aggrarli. Merda. Pure questo ci mancava, eh. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, saliamo sopra. 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 Merda, ragazzi, quanto cazzo si mette male proprio. Di qua forse, sì. Ok, qui c'è l'ascensore. Magari questo qua lo ammazziamo. Ok. Così non rompi i coglioni. Ok. Cazzo, ma guarda questo posto. Ha persino un ascensore privato. Sì, ce l'ha un ascensore privato. Adesso entri in questo cazzo di ascensore privato e non rompi i coglioni. Vabbè, ragazzi, una missione veramente difficile e complicata, eh. Tra l'altro, come tutte le missioni, Marcus, di Watch Dogs. Prima impressione sui dati che hai mandato. Sembra che la TIDES abbia il suo piano decennale in qualche laboratorio. Capito. Vediamo cosa tengono a livello meno 6. Devi fargli il culo a strisce. Quello che intende dire Wrench è che devi trovare e raccogliere prove che la TIDES è coinvolta in roba losca. Beh, se vuoi andare sul tecnico, certo. Eh sì, tocca sempre a me fare tutte ste cose però, eh. Raggiungi l'ascensore, esplori i laboratori. Ok, almeno qui non c'è sicurezza, spero. Bene, sono in un bunker atomico alias garage per auto. Non hai altro sui loro laboratori? Solo che c'è una bella porta blindata che vi separa. Non ho idea di cosa ci sia là dietro. Ma lo scoprirò. Hanno capacità offensive limitate. Il piano per i prossimi anni è di adattarli perché svolgano un ruolo molto più attivo nelle zone di guerra. Stiamo già testando la resistenza ai colpi all'interno di un contesto di repressione urbana. Stiamo anche negoziando con la Galilei per fornirgli robot da utilizzare nel loro programma spaziale. Ok. E fin qua non ci ho capito un cazzo. Va bene, stanno progettando dei robot molto strani, ragazzi, che possono danneggiare la società. E la TIDES inizierà a testare le capacità in attacco e in difesa dei nostri robot, tanto in contesto domestico quanto militare. Grazie alla precisione aumentata e ai riflessi superiori, i nostri robot saranno una valida alternativa ai soldati e al personale di sicurezza. Uno degli obiettivi
obiettivi a lungo termine è dotare i robot Tidys di armature capaci di resistere a ogni tipo di proiettile in combattimento. Nelle situazioni di sicurezza interna, i nuovi modelli resisteranno a colpi di pistola di medio calibro, bottiglie Molotov e agli altri tipi di arma utilizzati nella guerriglia urbana. Devo dire che stanno messi bene proprio. Ragazzi, ho registrato le cose più assurde sui robot qua sotto. Ecco, non ci crederete mai. Qualcosa di utile per il video? Tidys e Bloom intendono impiantare il CTOS in robot armati per usarli contro i cittadini. Allora, come ti suona? Molto familiare. Che significa? Inserire i dati in macchine da guerra era il sogno bagnato di certa gente alla Bloom quando iniziamo a progettare il CTOS. Io misi il veto sulla faccenda, ma sapevo che non era finita. Per questo sei così coinvolto nella faccenda? Sì, avevo dei sospetti. E ora abbiamo le prove per schiacciarli. Vieni via. Non ho finito qui. C'è altro. Mi faccio vivo. Sbrighiamoci perché qua si fa notte, ragazzi. Vi faccio vedere tutto, tra virgolette. Tutto lager qua, tutto... tutte le cose da hackerare. Manca quello. Ok, forse ho capito come fare. Di là come faccio? Ok, manca da questo lato. Devo creare questo, quindi manca di qua. Forse questo ci può aiutare, sì. Ok. Allora, adesso di qua, no. Sì. Ok. Perfetto. Perfetto. Che manca? Manca questo. Ok. E in teoria adesso manca la porta principale. C'è pure l'allarme. Adesso c'è da fare un casino. Non mi dire, ragazzi, che mi metta a contatto con un robot. Ragazzi, non so che... Cosa hai trovato? Ragazzi, non so come... Ok, è eccitato il nostro Marcus. Perché tocca sempre a lui divertirsi? Eh sì, no? Mi sto divertendo da matti proprio. Sto smadonnando. Sistema online. Posso sparare, ragazzi? Sì. Bene, credo di aver sistemato questa questione. Ora devo solo superare le porte di sicurezza. Qualche idea? Ascolta, se provi a far saltare il sistema antincendio, le porte dovrebbero aprirsi per forza. Posso farcela. Ok, c'è gente qua, mamma mia. Ok, questa devo dire che è una figata assurda. Ci muoviamo addirittura, ragazzi. Ci muoviamo addirittura qua sopra. Possiamo sparare? No. Questa è una figata assurda, devo veramente dirlo. Questa, ragazzi, è una figata assurda. Guardate, ragazzi, proprio ci possiamo arrampicare su tutto. Attenzione. Intanto si sta distruggendo. Non riesco più a controllarlo. Cazzo, via. Ah, ok, si rigenera forse la vita, non lo so. Tanto ci sono nemici da qui che arrivano. Dove cazzo devo andare? Ah, ok, qua sopra. Via, via, via. Ok. Ok, muori. Danno al 50%. Merda, merda, merda. Devo fare pure attenzione. Cosa manca, ragazzi? Merda, merda, merda.
E non si distrugge, ma che cazzo è? Cosa devo distruggere là? Merda, muori. Ragazzi, non so più che cazzo devo fare. Perché là sopra non mi va? Siamo al 75%. Dai. Ok, ce l'ho fatta. Obiettivo completato. Ha funzionato. Adesso devo andare da questa là. Abbiamo un problema. Pare che la porta dei server di backup sia ancora chiusa. Ci penso io. Prendi ammazzati i prototipi e io sistemo la porta. Conto su di te, amico. Cazzo, il problema sono tutti questi stronzi bastardi, mamma mia. Quanto rompono il cazzo sti stronzi di merda. Devo andare di qua, forse no. Dai, distruggi sti robot, ok. Stiamo distruggendo tutti i ragazzi robot che stanno fabbricando sti stronzi. Perché questi robot, come potete appunto vedere, possono essere molto pericolosi. Qua possiamo salire. Mamma mia, che figata. Muori. Ok. Perfetto, questo l'abbiamo distrutto. Ne manca un altro forse. Adesso il problema è uscire da sto luogo. Ok. Distruggi il laboratorio. Di nuovo. La porta è ora aperta. Deve esserci un ascensore. Grazie. Così raggiungerai la stanza dei server di backup a livello meno 3. E a chi servono gli ascensori? Ricordati di spaccare tutto però. Sto spaccando tutto in una maniera incredibile. Comunque devo dire che è veramente fighissima quest'arma. E questa missione. Muori. Dai, che ce la stiamo facendo, ragazzi, eh. Non so quanta vita c'ha sto robot ancora, ma per adesso va tutto bene. Guardate, i ragni a me fanno sinceramente paura. Però questo qua è molto figo. Dai, va all'ascensore. Ok, ci siamo. Ah, a noi non serve l'ascensore, ragazzi. Guardate come saliamo con stile. Ok, ci troviamo qui. Facciamo esplodere tutto. Dai, che ce frega. Distruggiamo tutto il mondo. Veramente, ragazzi, sto distruggendo tutto, eh. Ma tutto. Ok, sul riscaldamento, scusa. Ora posso distruggere? Ok, ce l'ho fatta. Sta esplodendo tutto, ragazzi. Che figata. Adesso una parola, Marcus, uscire da qua. O forse spero che esce da solo. E non mi fa fare tutto perfetto, uscire da solo. Non lo so, ma non mi pagano abbastanza. Auguri. Cazzo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È stata una missione proprio distruttiva al massimo. Veramente una figata assurda. Vediamo un po' che ci esce adesso. Ehi, Marcus, guarda sta roba della TIDIS. È il porno degli ingegneri. Cioè, apprendimento, nanotecnologie, cannoni a rotaia, Già, sapevo che vi sarebbe piaciuto. È un regalo? Sì. Cazzo, Ray, sei tipo un Babbo Natale viscido e volgare. Buon Natale del cazzo. Ehi, siete pronti? Sitara sta per pubblicare il video. Tra i titani della Silicon Valley, la TIDIS passa inosservata. Non si fanno troppa pubblicità. Lavorano dietro le quinte, lontano dalla ribalta. Ma il DedSec sa cose di cui dovreste preoccuparvi. La TIDIS usa i soldi dei contribuenti per finanziare macchinari militari.
Oggi, un prototipo da combattimento ha devastato la loro sede, dimostrando quanto può essere distruttivo. Nei prossimi 10 anni, quei robot potrebbero essere utilizzati ovunque. Se non scendete in piazza a protestare adesso, costruiranno un esercito per rendervi docili. La Tidis e la Bloom daranno al CTOS accesso ai loro robot. La Bloom ha venduto informazioni riservate che verranno usate contro di voi se il progetto continuerà. Noi non resteremo fermi a guardare. Il Tezek vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. Forza, andiamo a vedere cosa hai preso prima che mi appiccichi tutte le pagine. Ehi, ci vediamo più tardi. Va bene, a dopo. Ok, vedo che loro due hanno fatto amicizia. Perfetto, missione completata. Va bene, devo dire che è stata una missione abbastanza complicata, ma devo dire anche molto divertente. Va bene, io allora spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, passate alla mia pagina Facebook. E vabbè, Ambarabaccicci Robot. Bellissimo questo trofeo. Intanto guadagniamo sempre più followers, eccetera. Vediamo cosa ci dicono. Abbiamo delle pessime notizie. Puoi venire? Che succede? Marcus, sei in tutti i notiziari. La sicurezza nazionale ti ha messo tra i ricercati. Che cosa? Meglio se vieni qui, amico. Perfetto. Nuova operazione disponibile. Colpo grosso. Voglio vedere un attimo. 2 secondi, operazione secondaria, online principale, secondaria. Poi sta drive, questi qua li abbiamo fatti, va bene. Ci manca questa missione che sarebbe colpo grosso. Adesso non so ragazzi se è veramente l'ultima missione, lo scopriremo nel prossimo episodio. Quindi niente, noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.